ancora la memoria dei tragici fatti di Montesole nel 72esimo anniversario della strage. L'arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi si è recato ancora nel territorio presso la parrocchia di Marzabotto guidata da Don Gianluca Busi, parrocchia che custodisce il sacrario e la memoria delle vittime delle stragi del 1944. È una giornata importante di memoria, di preghiera, di intercessione per le vittime di ieri e di oggi. Ricordare la tragedia che si è consumata qui a Marzabotto e in tutta quanta la zona ci apre gli occhi anche su tutte le piccole e grandi Marzabotto che si stanno consumando oggi in tante parti del mondo. Pensiamo in particolare ad Aleppo, al grido del Vescovo di Aleppo, di tutta la città, quello che Papa Francesco ha ripreso ricordando il giudizio di Dio su chi causa morte, in particolare i più piccoli. Ecco, questa è una giornata di grande intensità, di profondità, di preghiera, di intercessione, di solidarietà con tutte le vittime. L'arcivescovo ha celebrato la messa e ha partecipato alla commemorazione ufficiale alla presenza dei sindaci del territorio e per il governo del sottosegretario ai beni culturali Ilaria Borletti Buitoni. Ci aiuta ad aprire gli occhi. Quelle tante tragedie che oggi si consumano, delle tante Marzabotto che sono sotto i nostri occhi, che vengono perpetrate dalla violenza degli uomini, fosse quella micidiale dei combattimenti, fosse la decimazione dell'avversario, fosse un balcone della morte, del mare dell'indifferenza. Dopo la messa, l'arcivescovo è sceso al sacrario dei caduti per una preghiera di suffragio e per la benedizione.